Buonasera, benvenuti. Siamo qui per avviare il convegno dedicato a Inventore e luce della buona e vera architettura, Bramante, gli ordini nuovi nell'architettura del Cinquecento e oltre. Porto i saluti del nostro presidente, il professor Paolo Portoghesi, che si scusa di non poter essere presente. A me quindi solo il dovere di salutare e di così esplicitare alla Biblioteca Herziana soprattutto la nostra soddisfazione per la straordinaria opportunità che ci ha offerto, e un ringraziamento quindi in particolare all'Herziana, come ho già detto, ma anche all'Accademia Raffaello di Urbino, qui rappresentata dal professor Luigi Bravi, ma nel suo presidente Giorgio Cerboni Baiardi, e ringraziare in particolare i due curatori, Francesco Paolo Di Teodoro e James Niebaum, e soprattutto Sibyl Eber Schiffer e Elisabeth Kiven, da tempo abbastanza importante, grandi fiancheggiatrici dell'attività dell'Accademia di San Luca, con cui ci auguriamo di continuare, al di là della diversità dei ruoli istituzionali, di poter proseguire nel corso del tempo con altre iniziative. Quest'anno già per parte propria l'Accademia Nazionale di San Luca aveva dedicato un convegno a Bramante molto specifico, in particolare rivolto l'attenzione verso l'antico di Bramante, una sola giornata, e ritornerà la stessa Accademia di San Luca il 16 ottobre a occuparsi del problema di Bramante e Via Giulia, per cui vi do appuntamento anche all'occasione del 16, dove saranno presenti alcuni dei relatori del convegno che ci vede impegnati fino a sabato, per cui grazie a tutti voi e buon lavoro a tutti quanti. Grazie. Cari colleghi e amanti del Bramante, vi porgo un cordiale benvenuto dalla parte della Biblioteca Herziana, anche a nome della mia collega Elisabeth Kiven, responsabile del Dipartimento di Storia dell'Architettura e perciò preside di una sezione del nostro convegno. Ringrazio l'Accademia di San Luca, rappresentata oggi dal suo segretario generale, il professor Francesco Moschini, per averci dato l'ospitalità in questa bella sala, dato di nuovo l'inaccessibilità del nostro villino Stroganov per lavori di ristrutturazione, che speriamo bene non durino 13 anni. E ricordo con piacere che Francesco Moschini in aprile di quest'anno ha già coordinato una giornata di studi sul grande artista in codesta accademia, e abbiamo appena sentito che ce ne sarà un'altra fra poco. Ringrazio l'Accademia Raffaello di Urbino, della quale mi onoro di essere socia, per il sostegno morale e materiale datoci per organizzare questo convegno, e mi dispiace dover annunciare che il suo presidente, il professore Giorgio Cerboni Baiardi, ha dovuto rinunciare a venire per ragioni di salute. Gli auguro un buon ristabilimento e saluto con piacere il professore Luigi Bravi, che ci porterà i saluti dell'Accademia Raffaello. È membro dell'Accademia Urbinate anche il professore Francesco Paolo Di Teodoro, che ringrazio per aver curato il programma insieme al professore Jens Niebaum, il nostro junior professor, non so come si dice in italiano perché non esiste, il nostro junior professor comune con l'Università di Münster. Ce lo dividiamo, per così dire. Fu lui a propormi l'idea di questo convegno e vi ho aderito con spontaneo piacere, perché ci sono buone ragioni per la Biblioteca Herziana di celebrare Donato Bramante dei 500 anni che questo grande urbinate si sta librando tra le nuvole dell'aldilà. Il nostro istituto lo ha accompagnato per il 10% della strada, il che al cospetto di mezzo millennio equivale a più della metà della nostra secolare esistenza istituzionale. Questo ha a che fare con delle tradizioni della ricerca su Bramante, più specificamente su Bramante architetto e ancora più specificatamente su Bramante e la genesi del nuovo San Pietro, che sono saldamente radicate nella storiografia artistica di lingua tedesca. Mentre Hermann Grimm, uno dei padri spirituali del Kunsthistorisches Institut di Firenze, nel 1865 pubblicava Ein paar Quittungen, cioè alcune ricevute del Bramante, 10 anni più tardi uscì dalle stampe la monumentale e fondamentale
pubblicazione di Heinrich von Geimüller sui progetti architettonici per San Pietro. Quell'opera istituiva una tradizione della ricerca sul cantiere di San Pietro che rimase per decenni un forte filone della ricerca storico-artistica tedesca o di lingua tedesca, al quale si riallacciò Franz Graf Wolf Metternich quando prese la direzione della Biblioteca Herziana nel secondo dopoguerra, nel 1953. Jens Niebaum ne rintracciò l'influsso in un saggio del 2009. Non è quindi un caso, ma una voluta rivisitazione critica di una tradizione di ricerca del nostro istituto, se questo convegno pone fortemente l'accento su Bramante architetto e San Pietro, soggetti che comunque hanno anche conosciuto una progressiva e accelerata internazionalizzazione. Infatti, al convegno internazionale di storia dell'arte, l'Italia e l'arte straniera, tenutosi a Roma nel 1912, Hermann Egger dava già un resoconto sugli studi internazionali sul nostro, pubblicato però solo con gli atti di questo convegno nel 1922. Dopo numerose ricerche sul Bramante lombardo e Bramante pittore, nel quarto centenario della morte, cioè nel 1914, esattamente 100 anni fa, uscirono una serie di articoli italiani, una riedizione commentata della vita dedicatagli dal Vasari e un libro di Guido Verga, così come una monografia francese di Marcel Raymond che inseriva Bramante nel contesto prospettivo dell'architettura italiana del Cinquecento. Il filone anglofono si amplificò dagli anni 50 in poi, innanzitutto grazie alle ricerche, soprattutto sul cortile del Belvedere, di James Ackerman, poi John Sherman, Peter Murray, con le sue ricerche sul Tempietto, mentre quello italiano ricevette un forte impulso dalla monografia di Arnaldo Bruschi del 1969, seguita poi da tanti altri suoi libri sempre su Bramante. Libro che era precedente alla grande mostra Bramante tra umanesimo e manierismo a Milano e Roma, promossa da un comitato nazionale per le celebrazioni bramantesche nel 1970 e al grande congresso internazionale di studi bramanteschi a Milano, Urbino, Loreto e Roma dello stesso anno, i cui atti contengono anche contributi di Howard Burns, Wolfgang Klotz, Christoph Luitpold Frommel, allora non ancora direttore della Herziana, Hubertus Günther, ancora ragazzino, che non smise più di occuparsi di Bramante, Paolo Portoghesi, Christoph Tönes e Franz Graf Wolf Metternich, per menzionare solo chi tra i grandi bramanteschi di quella generazione è qui presente e o fa parte della Herziana. Penso che si può dire che mostra e convegno del 1970 abbiano fatto esplodere le ricerche su Bramante. Quel comitato nazionale fu davvero efficace per quanto riguarda la sua fortuna. Da allora in poi il succedersi delle ricerche e pubblicazioni sul Bramante nel corso dei decenni divenne un vero fiume, alle volte un po' più largo, un po' meno, questi anni forse un po' meno, ma sostanzialmente è rimasto, fiume che la Biblioteca Herziana non smise mai di nutrire, dai direttori ai dottorandi che sotto la loro supervisione sono diventati bramanteschi di una nuova generazione. Posso citare a titolo di esempio Elisabeth Wünsche-Werdehausen e Christiane Nessel-Rattenka, fino al nostro più recente prodotto, appunto Jens Niebaum. L'interesse continuo per Bramante e la storia di San Pietro presso la Biblioteca Herziana ebbe inizio con Wolf Metternich, anche se il suo progetto di un grande libro sulla storia iniziale della progettazione di San Pietro rimase, come sappiamo tutti, un frammento. Ma egli pubblicò buon numero di saggi sul Bramante, tra i quali quello sulla stampa Prevedari, di cui ci parlerà Filippo Camerota, proprio sul nostro Römisches Jahrbuch. Il suo grande erede e continuatore da circa 45 anni, Christoph Tönes, è alle sue cure che dobbiamo la pubblicazione postuma nel 1987 delle ricerche di Metternich nella nostra collana delle Römische Forschungen.
Cioè, Christoph Tönnes, ormai membro emerito del nostro istituto, curatore della mostra sui disegni di Bramante che si inaugurerà fra un mese circa a Vicenza, sperava tanto di essere fra di noi questi giorni e naturalmente di parlare domani, ed è dispiaciutissimo di doversene stare in ospedale. Gli auguriamo tutti un buono e rapido ristabilimento e sappiamo già adesso che ci mancano molto come interlocutore durante questi giorni. Wolfgang Lotz, il successore di Metternich alla direzione della Herziana, pubblicò un suo saggio su Bramante già nel 1956, allora ancora sulla rivista del Kunst di Firenze, e continuò ad occuparsi di Bramante negli anni 70, cioè quando fu direttore alla Biblioteca Herziana. Ed è inutile dire che Christoph Luitpold Frommel, il suo successore, si occupa del nostro da sempre, vi ho già accennato, e siamo felici che sia qui non solo come relatore, ma anche come istanza per trarre le conclusioni alla fine del convegno. Convegno che si propone espressamente di farsi incontrare addetti al Bramante, sembra che sia una cosa contagiosa questa di Bramante, chi comincia poi non smette più, di varie generazioni e di varie provenienze scientifiche, come i due ideatori Jens Niebaum, che nel 2004 ha pubblicato sul Römisches Jahrbuch un suo saggio sempre su Bramante e la progettazione di San Pietro, e Francesco Paolo di Teodoro, che da Leonardo, poi Raffaello, si è convertito a Bramante un po' più di 10 anni fa e che farà l'introduzione al convegno dopo il saluto dell'Accademia Raffaello, e passo perciò la parola al professor Pravi. Per conto dell'Accademia Raffaello di Urbino, a nome del suo presidente, il professor Giorgio Cerboni Baiardi, che non è potuto essere presente, e a nome mio personale, porgo un saluto benaugurante a tutti quanti partecipano a diverso titolo ai lavori di una Tagung su Bramante, alla quale l'Accademia Raffaello ha con entusiasmo accettato di collaborare, sia per l'alto profilo scientifico del progetto prospettato, sia per la fiducia nei risultati che ne usciranno. Ecco, scorrendo il programma con qualche orgoglio, osservo che non passerà un giorno dei prossimi senza che parli un consocio raffaellesco, ma al di là di questa notazione di colore, ed essendo del tutto fuori luogo che in sede di saluti io mi addentri nel merito delle questioni bramantesche, siano esse strettamente architettoniche o piuttosto letterarie, verso le quali mi sentirei forse meno a disagio, giusto perché la conterraneità non dà di per sé alcun titolo a parlare, mi limito ad osservare quanto sia significativa in tempi non semplici come viviamo oggi l'opportunità per noi di tornare a lavorare con la Biblioteca Herziana, i cui atti di un convegno raffaellesco di qualche anno fa furono ospitati nelle colonne della nostra rivista, e di iniziare invece oggi per la prima volta con l'Accademia Nazionale di San Luca un lavoro comune. Credo che la collaborazione con istituti di così alto e differenziato profilo corra solamente il rischio di restituire fiducia a giorni che invece ne sono troppo avari. Esprimo quindi viva gratitudine a chi si è assunto il gravoso onere di organizzare nei dettagli tutto ciò, formulando da parte dell'Accademia Raffaello di Urbino gli auguri di buon lavoro agli studiosi che si succederanno da oggi per 3 giorni a questo tavolo. Grazie. Inventor e luce della buona e vera architettura. Sono queste, lo avete riconosciuto tutti, le parole con cui Sebastiano Serlio, nel 4° libro del suo trattato pubblicato nel 1537, elogia Donato Bramante, di cui commemoriamo in questo anno il 500° della morte. Il motivo che Serlio adduce per questo elogio è ovviamente quello, divenuto classico, del risveglio dell'architettura dopo un presunto plurisecolare periodo di oblio.
Bramante si legge nel terzo libro, e cito, «Uomo di tanto ingegno nell'architettura, con lo aiuto e autorità che gli dette il sopradetto pontefice, e parliamo ovviamente di Giulio II, si può dire che egli suscitasse la buona architettura che dagli antichi fino a quel tempo era stata sepolta». Fino citazione. Quella di Serlio era opinione già dei contemporanei, visto che Raffaello scrive nella lettera a Leone X, nella redazione di Monaco, cito, «che avvenga che a di nostri l'architettura sia molto svegliata ed ridotta assai prossima alla maniera degli antichi, come si vede per molte belle opere di Bramante». Fine citazione. Con il sorgere della disciplina della storia dell'arte e con autori come Jakob Burckhardt, Heinrich von Geimüller o Heinrich Wölflin, il ruolo chiave di Bramante nella storia dell'architettura europea diventava un topos indubitabile e mai messo in discussione. Fondamentale era stato, come noto, l'apporto di Geimüller, per il quale l'architettura bramantesca costituiva un ideale assoluto e mai messo in discussione. Fondamentale era stato, come noto e come ha già menzionato la professoressa Eva Cifera, l'apporto di Geimüller, per il quale l'architettura bramantesca... Per lui era caratteristico anche una sorta di ossessione per Bramante come tema di studio, tanto da portarlo a firmare come, e cito, «ihr alter St. Peter und Bramante Geimüller», fine citazione, una delle tante lettere indirizzate a Burckhardt, e da definire la propria missione, come si potrebbe chiamarla, in termini encomiastici come, e cito di nuovo, «Bewunderung für Bramante und für seinen großartigen Stil haben uns dazu getrieben», fine citazione, a conclusione della prefazione del volume della sua monumentale monografia su San Pietro. Non è oggetto di questa breve introduzione riassumere la storiografia bramantesca, tantomeno sapendo che ci sarà un convegno apposito su Bramante e la storiografia dal 500 al 900 al Centro Palladio di Vicenza l'8 novembre. Possiamo dunque limitarci a rammentare solo alcune pietre miliari storiografiche. In primis i Bramante Studien, progetto editoriale alquanto utopico, inaugurato nel 1912 da Hermann Egger per pubblicare il lascito scientifico di Geimüller con la consulenza di un apposito quanto autorevole comitato di cui facevano parte, tra l'altro, Corrado Ricci, Wilhelm von Bode, Ernst Steinmann, cioè già qui abbiamo quel connesso con la Biblioteca Herziana nei primi anni della sua esistenza, poi Luca Beltrami, August Schmaso e Adolfo Venturi. Pensato in non meno di 15 volumi, ne vedeva la luce soltanto uno, quello di Dagobert Frey su Bramante e San Pietro, come si sa, abbastanza polemico verso gli esiti di Heinrich von Geimüller. Converrà ricordare, in qualche modo l'ha già fatto la professoressa Eva Cifera, ancora il nuovo impulso dato agli studi bramanteschi all'inizio degli anni 50 del secolo scorso, da James Ackerman con la monografia sul cortile del Belvedere, uscito nel 1954, cioè su uno dei capolavori di Bramante qui a Roma, e da Franz Graf Wolf Metternich per San Pietro, nuovo punto di partenza per l'opera più studiata dell'Astro Baldino e come anche i molti interventi su tale tema in questo nostro convegno confermeranno domani pomeriggio. La tappa cruciale in questo breve excursus cade ovviamente attorno al 1970 con due eventi determinanti. Il primo è la pubblicazione nel 1969 di Bramante Architetto, la monumentale monografia di Arnaldo Buschi, dove in 1100 pagine
il compianto studioso offriva per la prima volta una dettagliata ricostruzione filologica e un'ampia contestualizzazione storico-architettonica dell'œuvre bramantesca. Ancora oggi punto di partenza per tutti gli studi dedicato all'architetto marchigiano. Il secondo evento era, come anche già menzionato, il grande congresso tenuto a Urbino, Milano e Roma nel settembre 1970, di lunghezza record. Erano 10 giorni di convegno e di visite sui posti, i cui atti vedevano la luce 4 anni dopo sotto il titolo Studi Bramanteschi. Negli stessi anni cadeva anche la Habilitationsschrift di Christoph Tönes sul Bramante romano, alcuni capitoli della quale furono letti in convegni oppure pubblicati in forma di saggi. Arnaldo Bruschi pubblicava un'altra, più agevole monografia sull'architetto e poi seguivano la raccolta degli studi di Wolf Metternich concernenti Bramante e San Pietro nel 1975, nonché i due saggi fondamentali di Christoph Luitpold Frommel del 1976 e 7, anch'essi su Bramante e San Pietro. In questa intensissima fase di studi non si vedeva soltanto una vera e propria esplosione di nuove conoscenze di fatti, ma si discutevano a un livello nuovo questioni fondamentali relative alla portata storica di Bramante, per esempio la sua pratica con gli ordini architettonici, tra fondazione di un nuovo canone classico e ciò che all'epoca si intendeva come tendenze protomanieristiche. Alla fine degli anni 70 e negli anni 80, tre tesi di dottorato si focalizzavano su diversi aspetti dell'opera bramantesca. Quella di Richard Scofield sul Bramante milanese, discussa all'Università di Londra nel 1979, nonché quelle di Christiane Denker-Nesselrath e di Anna Elisabeth Werderhausen, già menzionate, discusse con Christoph Frommel all'Università di Bonn e poi pubblicati dalla Biblioteca Herziana sugli ordini architettonici e sui chiostri di Sant'Ambrogio a Milano. Inoltre, nell'89 veniva pubblicata una nuova monografia sull'Asturbaldino, ampiamente illustrata, di Franco e Stefano Borsi nella collana sui grandi architetti dell'Electa. Continuavano, naturalmente, a uscire numerosi studi specialisti, talché, dagli anni 80 in poi, diventava sempre più evidente un certo frantumarsi del campo di ricerca bramantesco. Dall'una parte si veniva a creare un fossato sempre più profondo tra il Bramante milanese e quello romano, in certo modo anche rispecchiato dal nostro convegno. Dall'altra, il complesso San Pietrino si profilava sempre di più come un ambito di ricerca quasi autonomo, eine Art Geheimwissenschaft, nelle parole di Tönes. E questo vale ancor di più da quando anche gli storici dell'architettura italiani hanno cominciato ad esercitarsi su questo tema specifico, allargando in modo significativo il campo rimasto a lungo, curiosamente, roccaforte quasi esclusiva degli studiosi di madrelingua tedesca. Non si può invece non notare che negli ultimi anni il flusso di studi rivolto a Bramante si è rallentato considerevolmente. Questo non riguarda soltanto il livello quantitativo. Anzi, la discussione scientifica sul nostro è stata toccata abbastanza poco da quella corrente più recente di ricerca che mira a una più ampia contestualizzazione storico-culturale dell'architettura e delle arti figurative. Ne fanno parte, per citarne solo alcuni, aspetti come la relazione tra stile individuale e di genere, i temi storico-mediali, dal sapere pratico-costruttivo e della sua relazione con i concetti teorici di temporalità, Wirkungsgeschichte e così via. Ovviamente è divenuto più difficile sintetizzare il sapere, sempre più focalizzato sui dettagli, in modo da fertilizzarlo per studi di carattere sistematico-complessivi. D'altro canto,
la ricerca specialistica è minuta, i cui meriti sono indiscutibili e non in contrasto con le prospettive appena menzionate, ha prodotto e sta producendo importanti risultati, facendo talvolta anche ricorso a nuovi metodi di ricerca che, si spera, possano chiarire problemi vecchi e aprire prospettive nuove. Il convegno, i cui lavori si aprono oggi, è inteso come una piattaforma di discussione su tutti questi aspetti. L'anniversario che ne sta alla base lo vediamo come un'opportunità per fare il punto sullo stato dell'arte, ma soprattutto come stimolo per nuove domande e la formazione di nuovi problemi. Il nostro incontro mira dunque a un processo che non può che cominciare qui, adesso, ma che speriamo sia portato oltre questa sede nei nostri e vostri studioli, nelle lezioni, nei seminari, nonché nelle tesi da discutere con i nostri laureandi. In quest'ottica abbiamo pensato di invitare sia degli arcibramantisti, sia degli studiosi che hanno lavorato su temi più o meno vicini, in modo da ampliare il campo e per facilitare l'innesto di nuove idee e l'innesco di processi di collaborazione. Siamo curiosi e pieni di speranza nel ritenere che questa strategia possa portare a dei risultati fecondi e felici. Come sempre, o quasi, nell'organizzazione di un convegno di questo genere, c'è un'idea iniziale a cui segue un esito ben diverso. In particolare, quando abbiamo cominciato a concepire il convegno quasi esattamente 2 anni fa, non sapevamo che era in progettazione a Milano un altro convegno su Bramante e l'architettura lombarda del 400. Questo, in qualche modo, ha ridimensionato, per quel che ci concerne, l'aspetto delle relazioni tra Bramante e le tradizioni regionali, permettendoci, d'altra parte, di porre un accento ancora più forte all'attività romana dell'architetto. Inoltre, qualche vuoto si è aperto nella sezione su Bramante e gli altri per il fatto che alcuni colleghi invitati hanno dovuto rinunciare alla loro partecipazione per motivi cogenti. Il tema, affidato alla locuzione Ordini Nuovi, presente nel titolo e che allude alla terribilità delle nuove concezioni bramantesche, al cambiamento di prospettiva nella prassi di cui l'architetto si è fatto portatore e all'inizio della grande maniera del Cinquecento, è rimasto però il tema forte del convegno. Infine, non vorremmo chiudere senza alcune parole di ringraziamento. In primis, la nostra profonda riconoscenza va alla Biblioteca Herziana, nonché alle direttrici Sibille Eva-Cifera ed Elisabeth Kiven, che hanno sposato la nostra iniziativa, aiutandoci in maniera decisa a portarla fin qui e oltre. Includiamo espressamente in questi ringraziamenti Elisabetta Pastore, Anna Paolini e Ornella Rodengo per l'aiuto fondamentale, sempre costruttivo e avveduto, che ci hanno prestato nelle fasi organizzative. I nostri ringraziamenti vanno ancora all'Accademia Raffaello di Urbino, nonché al suo presidente Giorgio Cerboni Baiardi per il sostegno fattivo che ha dato al convegno sul Grande Urbinate, che così fortemente ha segnato con la sua impronta il tessuto architettonico romano e, tramite esso, quello europeo. Siamo debitori all'Accademia di San Luca, qui rappresentata dal suo segretario generale Francesco Moschini, per aver messo a nostra disposizione la bellissima sala dello splendido edificio in cui ci troviamo. E last but not least ringraziamo i relatori venuti in alcuni casi da città molto lontane e specificamente i professori Francesco Paolo Fiore, Christoph Luitpold Frommel e Marvin Trachtenberg per aver accettato rispettivamente di tenere la prolusione al convegno, di trarne le conclusioni e di intrattenerci con la conferenza serale di domani.
Un sentito ringraziamento per l'aiuto e i consigli va infine a Christoph Tönes, che purtroppo, come abbiamo già sentito, non potrà essere con noi e al quale inviamo da questo consenso un augurio sentito di pronta guarigione. E vorrei annunciare che a partire di, da questo pomeriggio ci sarà una lettera che abbiamo indirizzato al professor Tönes, in cui gli auguriamo la pronta guarigione e che può essere firmata da tutti quanti che ne hanno voglia. Alla nostra introduzione comune aggiungo soltanto due cose per, come dire, per divertimento. Come segno del mutare dei tempi, un po' a scopo propiziatorio, vorrei leggervi pochissimi passi di un fascicoletto che è nella mia biblioteca, Guido Verga, Donato Bramante nel quarto centenario della morte, quindi del 1914. Questo è il modo di parlare di alcuni nel 1914. Quando il suo genio sorse, al di là del mare testimoniavano di un'arte unica al mondo il dorico del Partenone, simile a un quadrato d'eroi, elionico dell'Eretteo, leggiadro come un coro di fanciulle, stile davvero olimpico dove il predominio della linea orizzontale contribuisce a una calma altamente architettonica, mentre la plastica delle membra sembra interpretare nel marmo la musica della luce. E ancora, relativamente alla Basilica di San Pietro, poche frasi, che sono queste. Bramante sostituisce allora ai due ordini sovrapposti un dorico colossale, e alla travata semplice la travata ritmica, abbrevia le crociere, ne avvolge le absidi di maestosi ambulacri, occupa con due colonne il vano di ogni arcata come nelle terme, circonda il tamburo di un colonnato come nella mole adriana, si attiene per la cupola al modello del Pantheon, è la potenza. Le proporzioni dell'insieme sposano lo slancio del primo progetto alla maestà del secondo, è la gloria. Allora, questo fascicoletto e continua in questo modo, naturalmente. Noi ci auguriamo poi che in questi giorni la nostra lingua sia mutata. Aggiungo soltanto che questa mia copia reca una dedica autografa dell'autore a Noemi. Il pregio non sarà mai della mia opera, ma solo del tuo amore. Con l'augurio che il professor Guido Verga abbia coronato il suo sogno d'amore a Noemi con questo tipo di parlantina, possiamo iniziare la nostra serata. Grazie. Entriamo quindi nel lavoro concreto, o quasi, perché ho chiesto di moderare su una cosa come l'introitus, che non è ancora il convegno stesso, perché non sono storica dell'architettura. Ci dobbiamo un po' attenere ai tempi previsti perché appunto Filippo Camerota parlerà oggi. E proporrei anche di fare una discussione dopo ogni intervento, perché poi diventa, visto che c'è anche quello di Camerota, un po' eterogeno questo pomeriggio e uno si ricorda meglio quello che è stato detto. Quindi pregherei il primo relatore, professor Fiore. È quasi superfluo presentare il professore Francesco Paolo Fiore, la cui fama di studioso di storia dell'architettura e della trattatistica di architettura del Rinascimento travalica i confini nazionali. I suoi lavori hanno interessato soprattutto Leon Battista Alberti, Francesco Di Giorgio, Cesare Cesariano, Baldassare Peruzzi, Sebastiano Serlio, Antonio Rassangallo il Giovane, Giulio Romano e l'architettura militare del 400 e del 500. Il professor Fiore è professore ordinario di storia dell'architettura e direttore del Dipartimento di Storia del Disegno del Restauro dell'Architettura della Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma.
ha nel suo bagaglio professionale numerosi e prestigiosi incarichi accademici sia nazionali come presidente di corsi di laurea in architettura, come vicepreside della prima facoltà di architettura Ludovico Quaroni, come direttore del Dipartimento di Storia dell'Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, che anche incarichi internazionali. È stato infatti visiting lecturer presso la Harvard University e poi tra il 1996 e il 97 è stato professore per la cooperazione italiana presso la facoltà di architettura dell'Università Mondlane di Maputo a Mozambico. È stato infine Isaiah Berlin visiting scholar presso l'Università di Oxford. Tra le sue numerosissime pubblicazioni, solo nell'OPAC dell'Arziana ce ne stanno 137, menzioniamo esclusivamente la più recente monografia su Leon Battista Alberti, pubblicata con l'Electa 2 anni fa, la cura del convegno e degli atti su Ippolito II d'Este. Il convegno fu attivo nel 2010, gli atti sono usciti presso De Luca l'anno scorso, e il recente saggio sulla fortuna italiana degli scritti di Burckhardt sull'architettura italiana del Rinascimento. Il saggio sulla casa di Andrea Mantegna a Mantova, negli atti del convegno su Mantegna del 2006, pubblicato nel 2010, e poi gli studi su Domenico Fontana, sulle fortezze dei Montefeltre, e infine sulla zecca di Castro di Antonio Rassangallo il Giovane. Quindi tra quelli menzionati da Jens Niebaum è uno che ha studiato sì un po' di Bramante, ma più che altro tutti i colleghi e seguaci, cioè quelli che sono dopo e prima di Bramante, e oggi apre questo convegno con una prolusione: Bramante e l'aspirazione alla maniera universale.